Buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti e ribenvenuti su web radio esserecambiamento.it. Siamo qui con voi questa sera, sempre io e Andrea. Ciao Andrea! Ciao Claudia, ciao a tutti i nostri amici ascoltatori e benvenuti o ribenvenuti sempre qui sulla nostra web radio essercambiamento.it. Grazie davvero di cuore sempre di essere qui insieme a noi. Questa sera vogliamo fare ancora un piccolo aggiornamento sulla giornata dell'amore e della gratitudine. Intanto ringraziandovi, siete in tantissimi, grazie per il supporto che ci state dando, grazie agli organizzatori locali, grazie insomma di cuore a tutti coloro che si stanno spendendo per questo evento, che stanno dedicando un po' di tempo, che ci stanno mandando le traduzioni, che stanno aiutando anche con gli audio. Grazie a Flavia, grazie a Mia per tutti i collegamenti sparsi un po' dappertutto, in tutto il mondo. Grazie a Sara per i collegamenti in Cina. E poi ci ha indirizzato anche per il nuovo collegamento a Singapore con Monica che sta a Singapore, e grazie a Flavia per tutti i contatti anche in Sud America e nelle terre, diciamo, spagnole. Quindi veramente grazie di cuore, siete in tantissimi, magari qualcuno lo scordo anche. Vi ringraziamo da cuore per tutto il supporto, per questa rete che si sta formando, sempre dedicata all'amore e alla gratitudine. Vogliamo anche fare chiarezza su un piccolo aspetto, un piccolo fatto che è successo insomma nel corso degli ultimi giorni. Ci hanno segnalato alcune locandine che sono state modificate con Photoshop, le locandine della giornata dell'amore e della gratitudine, inseriti anche dei dati di altre persone che non erano organizzatori dell'evento, con delle pubblicità varie su corsi, seminari e quant'altro. Vogliamo ricordarvi anche precisare a tutti che questo evento è gratuito ed è per tutti, quindi rimarrà libero, non ci sarà alcun tipo di diffusione di attività, modalità o diciamo corsi, seminari o altre discipline, se non come via modalità personale per relazionarsi all'acqua in quella giornata dopo la meditazione. Pertanto, tutte le locandine che non sono autorizzate dagli organizzatori dell'evento, e soprattutto se non vengono contattati i referenti locali, chiaramente non è stato dato il consenso e quindi non sono autorizzate. Anche gli eventi che sono stati creati, alcuni eventi in parallelo su Facebook, sempre utilizzando il nome The Great Day of Love and Gratitude, quindi la giornata dell'amore e della gratitudine. Per cui questo evento è per tutti, è libero, aperto ed è accessibile a tutti. È un evento che stiamo facendo per noi stessi, per espandere le nostre emozioni, per creare un intento positivo, un impatto anche positivo sull'acqua, ma soprattutto in noi stessi, riscoprendo il potere che è dentro di noi. Tutti i fini che sono diversi da questo intento sicuramente non rientrano in questo evento. Chiaramente questo evento è libero e gratuito per tutti quanti, quindi per tutti quelli che vogliono partecipare, chiaramente il nostro intento è quello di amore, di gratitudine e di condivisione insieme, senza nessun altro input o altri scopi, soprattutto a livello educativo. Perciò davvero partecipate, numerosi, e per creare anche un altro evento nella vostra città, se non c'è già, potete contattarci direttamente da noi sui nostri profili Facebook o utilizzando la nostra email, che è info@essercambiamento.it, o direttamente sulla pagina Facebook generale, sia di Esser Cambiamento sia sull'evento. E invece se c'è già un gruppo nella vostra città, potete aderire contattando il referente locale. Vogliamo anche condividere con voi un'altra notizia molto importante. Siamo in contatto con l'ufficio di Emoto. Questa collaborazione nacque nel 2012 proprio con il dottor Emoto in persona. Quindi una collaborazione sempre per diffondere l'amore e la gratitudine proprio in tutto il mondo, e soprattutto rieducare le persone a meditare e a pregare, utilizzare questo potere che è dentro di noi, come dicevamo prima, per imprimere queste informazioni all'acqua che nutre la vita e che è anche la vita stessa. Per cui questa connessione è stata ripristinata, ci siamo messi in contatto anche con il dottor Nemoto, che è il responsabile attualmente dell'ufficio di Emoto. Loro hanno organizzato un evento sempre per il 20. Appunto, senza saperlo, abbiamo organizzato l'evento lo stesso giorno, e in più un'altra coincidenza incredibile, per non dire sincronicità o sincronismo, è che loro pregheranno, faranno la meditazione e la preghiera alle 19, ora giapponese, che da noi corrispondono alle 12, per cui saremo sintonizzati non solo lo stesso giorno, ma anche alla stessa ora. Questo per noi è un grandissimo segno, un grandissimo segnale che ci fa capire come effettivamente le coscienze si sono sincronizzate nello stesso identico momento per lo stesso
giorno e quindi è nostra intenzione proprio continuare questa collaborazione, questa cooperazione con l'ufficio di Emoto anche per progetti futuri e per diffondere in quante più persone possibili proprio l'amore e la gratitudine. Partecipate numerosi a questa giornata, mi raccomando, siete grandissimi, vi aspettiamo. Continuiamo comunque a darvi gli aggiornamenti. Se volete, come diceva Andrea, controllate sulla mappa se la vostra città si trova lì, oppure se volete creare l'evento con un gruppo di amici, ditecelo che vi creiamo l'evento. Se siete invece a casa e non avete la possibilità di spostarvi, potete comunque fare la meditazione e la preghiera, già disponibili in italiano, in inglese, spagnolo, francese, poi saranno disponibili anche in altre lingue, quindi da casa con davanti un bicchiere d'acqua o una bottiglia di acqua. Grazie per essere stati qua con noi stasera, ci aggiorniamo al prossimo, alle prossime news. Un saluto di cuore a tutti, amore e gratitudine dalla web radio essereilcambiamento.it. Ciao, a presto! Ringraziamo tutti di cuore e a prestissimo. Un abbraccio. Ciao.